radiobari.doc. Documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon venerdì 25 luglio a tutti, ben ritrovati su radiobari.cult. Io sono Barbara Cirillo in vostra compagnia ogni giorno per tenervi aggiornati sui tanti appuntamenti della settimana, ma ormai è arrivato il fine settimana, per cui ci concentreremo su quello. Due buone notizie: una, vi ricordo l'applicazione di Telebari, è scaricabile ormai da due giorni sul vostro smartphone, su piattaforme Android o su l'App Store, potete scaricarlo. Scaricatelo gratuitamente, veramente non ci vuole niente, con un click ci potrete vedere live in streaming, potrete seguire tutta la programmazione di Telebari. E poi un'altra buona notizia, non so per quanto possa essere buona, continueremo ad andare in onda anche la settimana prossima, quindi è stato uno scherzone quello di dire arrivederci, sì pure io saremo in onda anche la settimana prossima, quindi abbiamo ancora un'altra settimana da passare insieme, quindi subito alla ricerca di nuovi ospiti per parlare di questi appuntamenti di quest'estate meravigliosa barese. E nel frattempo parliamo di un evento invece che si terrà questo weekend, sabato 26 e domenica 26 e domenica 27 al Castello Carlo V di Monopoli. Ci sarà il Fermento Blue Fest, un festival musicale tutto dedicato alla musica blues, ideato e organizzato dall'associazione culturale Fermento Lab, è alla sua prima edizione, quindi un festival neonato. Saranno due serate totalmente dedicate alla musica blues con tantissimi ospiti, ma non soltanto concerti, ci saranno anche proiezioni cinematografiche, workshop, incontri con gli artisti, tutto quanto accompagnato, perché Fermento sarà accompagnato appunto dalla degustazione di birre artigianali locali, quindi insomma, per chi si trovasse a Monopoli e per chi volesse trascorrere una serata piacevole, potete scegliere o sabato o domenica, oppure fatevele tutte e due, perché no, a Monopoli, Castello Carlo V, troverete insomma questo festival molto carino di cui veramente tenevo tanto a parlarvi. Allora, noi ci risentiamo tra pochissimo con un altro punto doc, e oggi mi piace parlare il comico, sai che risate, Cesare Cremonini, tra pochissimo.